Tutto per scaricare la colpa a te. Lo so. Non ci sono io. Perché non ci sono? Eccoci! Buonasera e benvenuti a tutti. Grazie intanto di essere qui. Allora, siccome io ho la tendenza quando faccio le presentazioni di mandare tutto a ridere, me la sono scritta, così questa volta sarò serio. Allora, non siamo qui per festeggiare una struttura architettonica, bensì per onorare uno spazio, tra virgolette, un luogo che sia, tra le altre cose, citando Papa Francesco, deputato alla cultura dell'incontro. Questo concerto nasce proprio così, un momento di incontro. Abbiamo tutti nella mente e nel cuore il 20 e il 29 maggio del 2012. Questa giornata è la nostra rivincita, è il nostro rincontrarsi dopo quelle giornate tremende. Parliamo subito di musica. Il brano scelto per iniziare questo concerto è stato scritto da Zucchero con Francesco De Gregori. È dedicato ad una donna, la donna che ha salvato la vita al padre di Zucchero, nascondendolo insieme ai familiari quando erano in fuga dalle persecuzioni nazifasciste. Pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò, in pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno e ne vai. Aspetterò che aprano i vinai, più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno dall'alto di un cielo diamanti, i nostri occhi vedranno. Possiamo cantare insieme anche, eh? Vi va? Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare domenica.
cose. Ballare piano in controluce. Moltiplicare la nostra voce. Per mano insieme, soldati e spose. Vinaca, Vinaca. Sono preoccupato più di cantare del parlare, perché c'è un tema a cui io tengo moltissimo, che è il tema dell'eroismo, e perciò spenderò due parole su questa cosa. Non mi dilungo più di tanto, però ecco, se dovessi sintetizzare direi: dimmi i tuoi eroi e ti dirò chi sei. Sì, perché più dei discorsi, delle leggi o dell'educazione, sono gli esempi che contano, o no? Io direi di sì. Allora io direi che è anche giusto chiederci quali sono i nostri eroi, quali sono i nostri modelli, chi è il tuo eroe. Gli eroi di cui abbiamo tanto bisogno oggi non sono quelli ispirati dall'antico modello omerico, quello che esalta la guerra e massacra il nemico. Sono persone normali, e sottolineo normali, che però hanno un potere speciale, quello sì, soprattutto al giorno d'oggi un potere speciale: essere più umani che mai. Questo è il potere degli eroi di oggi. E vorrei ricordare Don Oreste Benzi, che fino all'ultimo momento della sua vita, nel 2007, con una straordinaria lungimiranza, ha chiesto a tutti i governi un ministero per la pace, perché le guerre si organizzano. Perché non dovremmo organizzare la pace e promuoverla? Dedicata a tutti gli eroi. Si fa rock, qua la situazione. Wish you could swim like a dolphin, like a dolphin could swim. But nothing, nothing will keep us together. You can be them forever and you can be heroes just for one day. You can be heroes just for one day. I can remember
Grazie. Allora, noi abbiamo pensato di cantare, suonare, ma fare anche qualche piccola riflessione. E quindi adesso una riflessione sul parlato, cioè non è che basta bla 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 bla, tante parole per comunicare, no? Alle volte ci vuole qualcosa di più per comunicare. Infatti, secondo noi, il fallimento di una relazione, qualsiasi essa sia, di coppia, di amicizia, in una comunità, tra religioni e persino tra stati e popoli, è assolutamente quasi sempre un fallimento di comunicazione. E allora questo è un fallimento dovuto alla mancanza o alla interruzione di un autentico dialogo. Come titola un libro molto importante di Marshall Rosenberg sulla comunicazione non violenta e empatica, le parole sono muri oppure finestre. Potete applaudire. Grazie.
fatto prima, molto presto. Lasceremo più, inganneremo il tempo ed il dolore, sia l'estate che l'inverno, e cambieremo il mondo ogni volta che vuoi, e fermeremo il mondo ogni volta che vuoi, perché non so che dire quando mi guardi così, non riesco mai a discorso senza errori, perché mi fa impazzire quando mi guardi così, mi sembra di capire che voglio solo te in questo mondo, voglio solo te in questo mondo. Se mi cerchi con gli occhi dell'amore, allora sì, mi troverai. Semplice il sapore di un mattino di primavera. E cambieremo il mondo ogni volta che vuoi. E fermeremo il mondo ogni volta che vuoi. Perché non so che dire quando mi guardi così. Non riesco mai a finire un discorso senza errori, perché mi fa impazzire quando mi guardi così. Com'è? Ah, perché di fianco è bello, com'è davanti? Ah, ok. Bene, bene. Allora, il prossimo è un pezzo molto bello, quindi farò la svelta a dare posto a questo bellissimo pezzo. Aspetta un attimo, che è un po' lunga, che accordo. Ah, ok. Beh, io, è il contrario, volevo farla corta. Mi sembrava di aver parlato anche troppo, ma Posso raccontare una barzelletta? No, che barzelletta. C'era... No. C'era un dono che spaccava le barzellette.
perché si va bene. No. Finora è andata. Non l'abbiamo ancora mandata. No, c'era Martin Luther King, ve lo ricordate? Sì. Adesso, questi nomi sono spariti. Martin Luther King che diceva: abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli e sorelle, aggiungerei. Sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Io sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato. Quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone, quello che sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha vent'anni in meno. E quelli che vedi sono i miei vestiti, adesso facci un giro e poi mi dici. Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta o posizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, quello che guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Io sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un fido, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso vacci a fare un giro e poi mi dici. Dimmi, ma è vero che
tutti gli altri sono uguali a me, no, non è proprio così. Ehi mamma, è vero che chi è più bianco è più forte di me, sì, e sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, sì, e sarà sempre così. Ma è vero che il colore è solo luce, e la luce è la speranza, e che siamo sole qua, va via o no?
Grazie a tutti. Nico. Vabbè. Io so, non so molte cose, però una che riguarda tutti, la so, è che ognuno di noi vorrebbe in questo momento, nessuno escluso, poterci girare e trovare qualcuno che non c'è più. In questo concerto volevo un momento così, nel senso per un momento di ricordo. Per farlo mi serviva Belinda e come nei veri show Belinda è qui ad esaudire questo mio grande desiderio. È una canzone che da quando l'abbiamo messa in repertorio io non riesco più ad ascoltarla se non cantata da lei, e vorrei, oltre a dedicarla a tutti voi, vorrei dedicarla a Luciana con un abbraccio forte e dedicarla anche ai miei fratelli. Buon pomeriggio a tutti, sono molto molto felice di essere qua, grazie.
libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino e la ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, so tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche e quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, tutto quello che verrà. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo l'avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, è lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, arriva subito, mi riconosce o l'estate viene di sassi. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosce le scarpe piene di passi, faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano, ricompense tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo l'avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo. E non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci un mantello fatto di stracci. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti a scuola. Mi viene da piangere, arriva subito, riconosci le scarpe piene di sassi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Venimi a prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, ho le scarpe piene di sassi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Andrea. Ci sono diversi momenti, eh? Intanto vi lascio sfogare un attimo perché si sono... cioè, esatto, qua faremo i soldi, a questo punto. Bene, dicevo, ci sono diversi momenti. Nella vita è così, no? C'è anche... Ci sei, metto qua. Questo lo lascio a te. No, ci penso. Mentre loro si sistemano,
Parole grosse? Ci vorrebbe del tempo per sistemarci. Intendevo gli strumenti. Non ho così pretese, non sono così pretenzioso. Ragazzi, vi lascio riprendere perché è stato un momento. Adesso. Ok, posso? Adesso abbassiamo il livello, state tranquilli. State tranquilli, adesso torniamo. Potete anche mettervi proprio sul prato a sedere tranquillamente perché tanto qui. Esatto. Ormai siamo in ombra quasi tutti. Sì, noi siamo infatti un gruppo ombra, noi siamo. Allora, adesso vi faccio l'introduzione seria. Con tanto di citazione di Madre Teresa di Calcutta. Ti garba? Sì, sì. Se conta qualcosa, volentieri. Diceva, la malattia più grave oggi non è la lebbra o la tubercolosi, ma la sensazione di non essere voluti, di essere trascurati da tutti. Aggiungo io, ad oggi siamo riusciti a debellare molte malattie, ma per quanto riguarda l'indifferenza, beh, insomma, per l'indifferenza spetta la nostra coscienza la cura. Fratello e figlio unico, perché non ho mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Un film senza prima vederlo mio fratello è figlio unico perché è convinto che Berrettini non sia meglio di Sinner perché è convinto che nel Padon Romolocco non sta il segreto della felicità perché è convinto che anche chi non legge Bruno Vesca può vivere fino a 100 anni. Perché è convinto che esistano ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico sfruttato, replesso, calpestato e odiato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato e derubato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, dimagrito, declassato, sottomesso e disgregato. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico frustato, frustrato, derubato e sottomesso. E ti amo Mario. Mio fratello è figlio unico, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario. Fratello e figlio unico mal pagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario. Oh, 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 oh. Vabbè, però non ci possiamo esimere. Esatto. Da una sciocchezzuola.
Sciocchezzuola, che però è molto seria. Molto seria, molto seria. Perché è una canzone che poi alla fine parla di esclusione. Aspetta, aspetta. Aspetta, spera. Posso fare una dedica mentre sì, sono dai, qua? Falla. Visto che siamo... No, io... noi di solito ci cantiamo canzoni italiane, cantiamo canzoni anche popolari, insomma comunque che si rifanno alla tradizione popolare. Io allora volevo un applauso per ricordare la grandissima Giovanna Marini. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io! No, tu no! Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato un muflone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! E vengo anch'io! No, tu no! Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti che ora è primavera. Vengo anch'io. No, tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Potrebbe tutti quanti poi sperare in un mondo migliore. Vengo anch'io. No, no. E dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. Ma perché? T'ho dite no. Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. No, 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 tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che per tutti una cosa normale è vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché? Vengo anch'io. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Grazie a tutti, arrivederci con Strambi, Brill, Bass e Stufi in un futuro migliore. Allora, per introdurre la prossima canzone, un pensiero di Giovanni Falcone, che ha detto: perché una società vada bene, si muova nel progresso, nella esaltazione dei valori, della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, e per avviarsi serena verso un domani migliore, basta che ognuno faccia la sua parte. Semplice. Ci sono stati uomini
che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie sparse come tante biglie, sono isolati sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, la sacra figlia e figlie di una generazione costretta a non parlare, a guardare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato il segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro ogni situazione organizzata. Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira giù. A volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare che puoi decidere. Come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. E pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, oh, e puoi decidere. Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, si è paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli anni passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, oh, 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 e puoi decidere. Buon pomeriggio a tutti. Chiudi gli occhi ed immagina una gioia molto probabilmente saresti a una partenza, si vivesse solo d'inizio, di citazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza
c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire. Perfezione. Ma il finale è di certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino fa il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tema e il testamento, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, costruire e sapere e poter rinunciare alla perfezione. Io ti stringo le mani, rimani qui, cadrà la neve a breve. Grazie mille, grazie. Buon proseguimento. In realtà dovrei anche fare un momento un po' serio, però io prima farei una dedica a tutte le mamme e un applauso. Mi dicono che sono ruffiano. Una dedica alle mamme, ma anche ai papà e, non per fare un gioco di parole, sono serio stavolta, ma anche al Papa. Veramente grazie di cuore per il suo impegno incrollabile. Non è passato giorno senza una iniziativa, senza un appello per fare tacere le armi. E allora io vorrei proprio leggere qualche parola del Papa, di Papa Francesco. L'invocazione alla pace non può essere soppressa. Sale dal cuore delle madri, è scritta sui volti dei profughi, delle famiglie in fuga, dei feriti o dei morenti. La guerra è sempre un fallimento, sempre. La guerra è madre di tutte le povertà, lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica, la bara dell'umanità. E lo dimostrano le lezioni dolorosissime del XXI secolo e purtroppo anche di quest'ultimo, scusate, ho detto prima, del XX e adesso del XXI, in cui abbiamo
sembra che abbiamo oramai dimenticato Hiroshima e Nagasaki e si è riaccesa la minaccia delle armi nucleari. Allora, dice ancora Papa Francesco, per favore non lasciamoci contagiare dalla logica perversa della guerra, non cadiamo nella trappola dell'odio per il nemico, rimettiamo al centro la pace, al centro della visione per il futuro, come obiettivo prioritario del nostro agire personale, sociale e politico, al centro di tutti i livelli. Possiamo disinnescare i conflitti con il dialogo. Allora, teniamo accesa la speranza. La speranza è la virtù di chi ha il cuore giovane, a qualunque età, perché è tensione permanente verso un futuro migliore. E infine, queste sono parole dell'8 maggio, di fronte ad un futuro che a volte può sembrare buio, cerchiamo di essere seminatori di speranza e tessitori di amore, convinti che la vita può essere vissuta in modo diverso e che la pace è possibile. Grazie Papa Francesco. E come diceva sempre Nelson Mandela, sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina. In mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. La stazione, lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Dai, fuori quella voce! Questa voce, eh? Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto. Dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. La 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 la.
Allora, poi c'è da mangiare, mi risulta, anche, e da bere. No, mi chiede Ciccio, ma Ciccio non ce l'ha. Ah, non ce l'ha il microfono, Ciccio. Ma avete ancora... Per fortuna, dico. Ma perché dite così? Cosa ridete? Ridono. Ci hanno detto meglio qua dietro. Come mai? Io sono proibito da solo. Proibito. Ce lo siamo proibiti. No, forse si aspettano che devo dire qualcosa, ma io non so. Devo dire qualcosa io su... Volevamo sapere, avete autonomia per altri due pezzi o basta? Ecco. O siete stufi? Anche se non è in italiano... È un'altra, non è quella lì. No, ci hanno beccato. One heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, one heart. Give things in praise to the Lord, and I feel alright. Let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa. Vi salutiamo, direi. Stiamo qui. I have climbed highest mountains, I have run through the fields only to be with you. Oh,
of this burning desire. Questa la conosco tutti, secondo me. When the night has come, oh, when the land is dark and the moon is the only I will see. Allora è il momento delle presentazioni. Stand by me. Allora dovevo trovare un ordine per presentarvi e quindi ho deciso di andare in Stand by me. Che belli che siete, cazzo. Tu di più. Stand by me. Io uno tu. In ordine viceversa in arrivo dalla mia vita musicale, ok? Stand by me. L'ultima che ho conosciuto, un talento stand nato. By me. Loredana! Grazie. Stand by me. Stand by me. Lui è giovanissimo e io dico cazzo esco con stand mio nipote, neanche mio figlio, il mio nipote, perché visto la mia precocità poteva starci. Stand by lui è arrivato, me. Viene dalla fucina della scuola della Betta Sacchetti. Stand by Raffaele Salzano. Grazie mille a tutti, è stato un piacere essere con voi oggi. Grazie anche a tutti voi. Stand by me. Terzo ultimo. Adesso non dico più Norman, con quale sto condividendo un progetto bellissimo che si chiama Lucio verso Lucio, un progetto che ci sta dando grandissime soddisfazioni. Norman Nannetti, grazie, grazie mille, grazie a tutti. In ordine d'apparizione,
non il non diciamo non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo che il Covid qualcosa di buono l'ha portato. E ho cominciato a collaborare con questa meraviglia che si chiama Belinda Cigliuto. Adesso andiamo indietro, cominciamo a andare indietro. Qua siamo intorno tra 2007 e 2008. Fausto Fusto dalla Valentina, mio socio per anni in avventure. Poi lui si è dedicato non si sa cosa e fine della gita. Stand by me. Non si sa che cosa si però è dedicato. Però non dire così, No, no, è vero. Che li metti... gli ho telefonato giù, Fusto, andiamo a suonare, no, devo andare a vedere le stelle, ma vaffa. Che poi li mette in crisi. Come la dicevi prima, sembrava una roba più frivola, si è dedicato... No, tu dici vado a vedere le stelle, Fusto, andiamo a suonare, no, devo andare a vedere, c'ho il cannocchiale, le stelle, ma vaffa. 2004. Stand by me. Sono 20 anni che suoniamo insieme in vicissitudini, varie situazioni. Francesco Tramontano. Stand by me. Andiamo indietro negli anni 90, qua diventa difficilissima, qua. Stand by me. Direi 92-93. Stefano Sereri. Stand by me. 92-93. Luca Pasquali. Stand by me. Ragazzi, e adesso andiamo negli anni 80. Stand by me. La macchina del tempo. Sempre più indietro. Dunque, c'era ancora un posto che si chiamava Alarca. Io ero tornato da militare, quindi parlo 84-85. Max Lodi Lancellotti. Stand by me. Poi abbiamo anche il colpevole, perché io ho cominciato a suonare, Edoardo Sebellini, ma è mio cugino. E lui me l'hanno sbattuto in casa, mio fratello. Lo potevo fare diversamente. Alberto Salieri. Dopo Don, se viene a dire due parole, noi ti aspettiamo volentieri. Oh, ma gli è intotto il parente, Chiama mafia. Stand by me. No, mi sembra che manchi qualcuno nella presentazione. O sono io che manca qualcuno? Proprio qualcuno. Salutiamo e ringraziamo anche Nico il fonico, i ragazzi per l'audio. Allora, in tutte le cose c'è un artefice principale, ma in questo caso non è solo l'artefice, l'ha pensata, l'ha organizzata, l'ha sudata. Oh, ma non mi levate le parole. Chi è che fa la presentazione? L'ha suonata, l'ha cantata. Tutta colata, la marmellata, cioè, ricorda un po' Fusticciccio. Allora, però, stavolta vi dovete fare male alle mani. Un applauso per Super Ciccio Andrea Soglieri! Grande Andre! Che se lo merita tutto! Di più, di più, di più, di più, di più! Vederlo, stand by ma me. C'è ora splende stand by su me. Di noi, su di noi, stand by me. 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 Grazie a tutti, alla prossima. È stato bello e anche all'ombra un po', insomma. Stand by me, stand by me. Oh yeah!
Grazie! Parola al Don. Allora veramente io faccio subito, quindi non è che mi sono preparato un discorso, ma volevo solo ringraziare a nome di tutta la comunità parrocchiale per questo evento bello. Oggi è stata una bella giornata perché, pensando tutto un po' tutta la giornata, abbiamo avuto due eventi. Uno, siamo riusciti pian piano a sostenere un progetto che dopo vi invito, dopo la benedizione, a essere un po' generosi, no? Si diceva anche in un canto di superare l'indifferenza che c'è, quindi vi chiedo dopo la benedizione di andare in quel banchetto lì dove appunto sosteniamo oggi come parrocchia un progetto di una poltrona odontoiatrica per l'ospedale in Madagascar, per le persone povere che hanno bisogno, quindi vuole essere anche questo un po' nell'ambito del concetto del concerto di promuovere proprio anche la sensibilizzazione verso le persone che realmente hanno bisogno. Poi questo concerto a me è piaciuto tantissimo perché realmente ha fatto sì che potessimo aprire con gioia la nostra comunità parrocchiale, la chiesa parrocchiale, che non è fatta solo di edificio, come prima ci diceva Andrea, ma credo anche è fatta di persone, di relazioni, di legami. Allora credo che ci voleva proprio questo concerto per inaugurare bene la chiesa. E dopo questo, quindi, volevo chiedervi proprio se facciamo veramente questo gesto prima di prendere il rinfresco o dopo, quando torniamo a casa, di acquistare delle spezie oppure degli oggetti artigianali proprio per sostenere questa spesa grande che questa poltrona appunto per le persone, l'ospedale, che veramente ne ha bisogno, e grazie al nostro aiuto che veramente anche quelle persone lì possono vivere una vita dignitosa e sicura. Ecco, doveva esserci in mezzo a noi anche il nostro vescovo Donerio, che per un imprevisto non è riuscito a venire, però porti i saluti e i ringraziamenti. Poi avremo occasione per poterlo rivedere anche in altri eventi, la Sagra, ma che credo anche il 9 giugno con l'amministrazione del Sacramento della Cresima ai nostri ragazzi del Catechismo. Ecco, adesso io chiedo al Signore la sua benedizione. Concludiamo, ci mettiamo in piedi, concludendo proprio, essendo anche la festa della mamma e anche il mese di maggio, questo momento bello, con la recita dell'Ave Maria, e poi chiediamo la benedizione alla Madonna e anche al nostro Beato Edoardo Fogherini, compatrono della nostra diocesi di Carpi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria e del Beato Edoardo Fogherini, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore risorto sia la nostra forza, andiamo in pace. Ecco, dopo vi invito a prendere in fondo anche a partecipare quindi anche al rinfresco che abbiamo organizzato come parrocchia. Grazie e buona serata.